What's up guys? Oggi facciamo uno tra i miei fondamentali preferiti, ovvero la difesa. Mi spaccherò fortissimo in difesa e partiamo da una progressione lenta, da un bagger fatto in ginocchio per poi man mano salire, spostarsi in campo per fare degli spostamenti e difesa fino all'esercizio finale che ci sarà anche da ridere perché sarà un carrello da suicidio, proprio palloni ovunque nella palestra, io devo correre e non ne devo mancare una. Questi ragazzi potete replicarli voi in palestra, ma che ve lo sto a dire a fare perché se avete l'allenatore decide lui. Comunque sono esercizi molto utili per la difesa, ve ne faccio vedere alcuni, vi do magari qualche consiglio che può venirvi bene e soprattutto magari vi faccio divertire con l'ultimo che sarà davvero un'ammazzata. Che dire, io comincerei subito. Farò gli esercizi tutti da 6 perché io sono una banda, quindi difendo in 6 ma potete replicarli nella vostra posizione di gioco. Allora, in questo esercizio la difesa deve essere tenuta tra me e chi mi sta attaccando la palla. È importante stare bassi col peso, è importante che chi vi allena non vi rompa la palla nella faccia, quindi attenzione, quindi avanti col peso e possiamo anche andare a spezzare con le braccia in modo tale da verticalizzare la palla, che è una cosa che in difesa va fatta. Quindi rimaniamo con le braccia abbastanza aperte, mi raccomando a non unirle qui per fare queste cose, questi colpi da baseball, che magari vedete fare anche a me ogni tanto, per carità, sbaglio anche io, peso tutto in avanti, spalle che guardano dritte e quindi andiamo a spostare prima la mano esterna per poi congiungere la mano interna, o viceversa. Viceversa. Questo esercizio, ragazzi, bisogna mettersi in fondo al campo, circa qua sulla riga, ed è un esercizio che vuole servire per il cambio di direzione e soprattutto l'arresto ben fatto, quindi partendo di schiena nel momento in cui sentiamo il compagno che colpisce il pallone rapidamente ci giriamo e ci andiamo a posizionare con le gambe già ferme. Spesso si vede fare in Serie A gente che proprio prima di fermarsi fa quasi un salto e si posiziona, perché è fondamentale essere fermi nel momento in cui difendiamo, quindi questo esercizio serve ad allenare proprio questo. Cosa fondamentale per questo esercizio è fare lo spostamento, quindi il giro, in compressione, senza fare tanti movimenti, quindi quando siamo bassi non dobbiamo tirarci su per poi girarci, perché questo ci fa perdere un sacco di tempo mentre giochiamo, quindi da bassi ci si gira già in compressione e si rimane fermi. Questo lo sbaglierò mille volte quando vedrete questo video, perché ne sono sicuro, comunque è importante questo, mi concentrerò a fare questa cosa. Ecco, sottolineo sempre che anche io devo migliorare nella vita, non li faccio perfetti questi esercizi. Ok, adesso passiamo anche in campo facendo le traslocazioni. In questo caso le faremo dalla mia posizione, quindi posto 6, ma poi ci sono quelle del libero, quelle del palleggiatore, eccetera, eccetera. Farò uno schema semplice da pallavolo maschile, perché comunque la femminile già gioca con metodi diversi, quindi partendo dalla posizione di partenza, quindi quella che guarda il centrale che fa primo tempo, vado a spostarmi incrociando sulla diagonale, in questo modo, e difendo alto in mezzo al campo, e la palla dopo farò una cosa simile, però andandomi a mettere sulla parallela, in questo modo, raddoppiando la parallela, questo si dice solitamente nel gergo maschile. Gli schemi possono cambiare, questo è anche un modo per fare delle traslocazioni in campo e comunque fare tecnica di difesa. Cosa importante anche, non sbracciare, perché tanto la palla arriva già forte, quindi fermi, respirando però, gambe già basse in compressione, fermi al massimo, possiamo dare una spezzata per verticalizzare. Sono bello sudatino, ma adesso mi spacco con l'ultimo esercizio. Questo esercizio, come si chiama? Carrello, suicidio, ha un sacco di nomi. Fondamentalmente l'allenatore ti attacca addosso palloni e ti fa fare recuperi lontani, vicini. Devi toccare ogni pallone, quantomeno toccarli. Ed è un esercizio che spesso si fa per punizione, vi dico solo questo, quindi a me però piace tantissimo, cioè mi diverto come un pazzo, come un bambino, quindi adesso comincio, però mi devo demicrofonare, altrimenti distruggo tutto. Avete una curiosità? Qui ho il microfono e qua c'è il microfonino, così per curiosità. Un bel respiro. Andiamo. Giù. Dai, alzati veloce, corri su. Vai. Prova, non rinunciare. Bravo, su, alzati in piedi, vai veloce. Vai veloce e prendi quella corda. Dai. Colpa tua. Dai che ci sei, dai Ferdi, vai Ferdi, facile.
Vai giù, vai giù. Stai col peso in avanti, vai giù. Rugoletto si fa difesa, si fa. Non ricordavo così. Dai, alzati, vai. Vai, 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 alzati e vai, alzati e vai. Alzati di nuovo. Dai, dai, veloce, 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 vai giù. Bravo Ferdi, dai, su, 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 respira e vai. Ultimo. Dai, vai giù. Io non ricordavo così tutto. Bravo. È colpa tua, sei un lago. Io ho lavato il campo. Bella, mi ho fatto la prima serie. Ho deciso di fare anche la seconda, però mi cambio maglietta, almeno siamo un pochino più. Meno scivoloso. Fermati. E schifo. Dai giù. Dai, Ferdi. Lanciarmi. Tornerò a fare questa sfida quando avremo un po' di polmoni verso metà campionato, se ci sarà. Questo video direi che è finito, perché sono finito anch'io, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!